Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ci siamo, addirittura grazie a noi ha trovato comunque un unicorno che si chiama come la sua canzone Andromeda. Elodie, ben ritrovata, benvenuta a Radio Bruno. Buongiorno, allora devo dire che questa è la cosa più bella che ho visto in questi giorni. Questo unicorno mi sta mettendo una felicità, la mia parte infantile e fanciullesca sta gioendo moltissimo. Solo noi di Radio Bruno potevamo fare così. Infatti amiamo molto. Anche noi amiamo tantissimo. E la tua canzone è strepitosa. Grazie. Grazie, è stata una bella serata ieri, cioè, ero molto emozionata, però ho pensato devo uscire, devo fare la favolosa, no? Quindi ho detto vabbè, scala, scendiamo, ogni tanto cioè, dovevo essere già nel pezzo, quindi femminile, precisa, spero di essere stata empatica, ero molto emozionata, quindi non vedo l'ora di ricantarla per sistemare quelle cose che ho notato che magari non mi hanno convinta. Comunque, insomma, abbiamo visto una canzone molto difficile, un'interpretazione intensa, vari registri, vari cambi. Sì. E continuiamo a scoprire di mese in mese un'Elodie musicale completamente diversa, che ci affascina sempre di più. Fa tanto piacere, ma a me la vita diverte e cerco sempre di mettermi in gioco. Questo era veramente un brano complesso, scritto da Mahmood, che ha una vocalità molto diversa dalla mia, molto elastica. Io sono, come poi la mia personalità, io sono poco elastica in alcune cose, sono molto rigida ed era molto importante per me confrontarmi con un brano così, cioè è un'altalena emotiva e anche sembra quasi un esercizio vocale. Quindi devo sistemare alcune cosine per renderla a mio gusto perfetta. Il primo messaggio che hai ricevuto da Mahmood, da chi? No, ne ho ricevuti tanti. Quindi, Mahmood l'ho sentito, l'ho chiamato, mi ha mandato un messaggio, ho scritto sei stata pazzesca, vabbè, ma lui ci vogliamo tanto bene. E ci tenevo che fosse anche contento, perché comunque sia lui che Dario Faini hanno scritto un pezzo, veramente si sente che l'hanno scritto con amore, pensando ad una donna di un certo, cioè si vede che mi vogliono bene da come hanno scritto il brano, quindi era proprio necessario farlo bene, anche solo per tutte le persone che lavorano con te, con me, no, cioè è importante fare bene, poi sul palco lo fai anche per ringraziare tutte le persone con cui lavori, è importante. Molto importante. Passiamo alla serata invece di giovedì. Sì. Qui ci sono tantissime cose da ricordare, nel senso che tu hai scelto una canzone dell'86. Sì, di Eros Ramazzotti, Adesso tu. È un brano a cui sono molto legata. Io vengo da un quartiere popolare di Roma, quindi mi tocca molto quell'argomento. Cioè, so che significa venire dal basso, faticare per farsi vedere, per farsi sentire. Mi piaceva l'idea di fare questo Sanremo, veramente mi voglio far conoscere, voglio che le persone mi capiscano, perché poi devi metterti tu nelle condizioni che la gente poi capisca, perché comunque ha una vita, dove li canti, perché io mi sento tanto umana, tanto vicina. Però devo raccontarmi per farmi capire, perché sennò altrimenti arriva solo questo mio modo così quasi gelido ogni tanto, o quasi arrabbiato. Invece voglio spiegare chi sono, perché sono pronta. E mi accompagnerà un pianista che si chiama Iham Ahmad, è un pianista siriano con una storia veramente difficile e tragica. Mi sembrava bello condividere questo con una persona che veramente ha sofferto, cioè portare anche delle cose con un contenuto, cioè riuscire ad essere vicini, a ritrovare poi le cose, quelle che sono veramente importanti. Tra l'altro nell'86 è stato il primo festival presentato da una donna, Loretta Goggi, quindi hanno scelto non a caso. Pazzesco. Non lo sapevo, non ero... Ho studiato un pochino. Allora. Quindi a doppia valenza, mi piace ancora di più. Ci hai spiazzato. Prima di Sanremo è uscito This Is Elodie, sì, che poi ovviamente avrà, grazie alla partecipazione di Sanremo, anche Andromeda. Adesso è uscito in versione digitale, sì,
a fine gennaio. Adesso abbiamo inserito Andromeda, che in realtà è poi l'album, è la traccia che apre l'album. È un album che in realtà Andromeda racconta bene quest'album, perché Andromeda ha un momento iniziale che è quasi tradizione italiana, e il secondo momento che invece è proprio super moderno, con una scelta di suoni moderni. E nell'album c'è tutto questo. È un album attuale, un album che si racconta senza troppi filtri, però è un album che comunque ha del glamour, ha della femminilità, è crudo, perché sono anche così, cioè ci sono tutte le sfumature del mio carattere che si raccontano sia nel suono che nei testi. Molto bene, quindi stiamo scoprendo sempre di più musicalmente Elodie. Abbiamo scoperto, grazie alla nostra intervista, questo aspetto anche quasi fanciullesco, no? Con l'unicorno. Sì. C'è qualcosa che ancora non sappiamo di te, che non ti hanno mai chiesto, che ci puoi dire? Non lo so. Sicuramente ci sono cose che non si sa, cioè come tutte le persone, anche tu avrai delle cose che non... Ma ci sono anche dei lati che non si vogliono far scoprire, A me, guarda, devo dirti onesta... E certe volte è stato anche un problema nella mia vita. Sono fin troppo onesta. E qualche volta c'erano delle persone che mi dicevano: ma perché devi di sempre tutto? Tienitele per te alcune cose. Che però poi è una cosa che abbiamo di solito noi donne come problema, no? Che non raccontiamo poi tutto per paura che gli altri non comprendano, per paura che gli altri. E la cosa mi disturba, perché se la persona deve anche. Le persone devono apprezzarti per quello che sei in toto. E io non mi vergogno della mia vita, delle mie scelte, anzi, le mie scelte sono la mia forza. Quindi questo, questo però non l'avevo mai detto, forse. Vedi, quindi in esclusiva per gli amici di Radio Bruno, grazie mille, è stato un piacere avere Elodie. Grazie. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,